Pionieri che non avevano paura del deserto. Sognatori che non avevano paura dell'azione. Davanti ai paesaggi sconfinati e l'imponente natura del South Australia, è normale che tornino alla mente le parole e le gesta dei primi pionieri, uomini che hanno sfidato un territorio ostile e puro allo stesso tempo. Da quei giorni di scoperta e sacrifici è passato oltre un secolo. Nel corso dei decenni molte cose sono cambiate. Il Wild Side, il lato selvaggio della terra, è stato però preservato e difeso. Paolo Venturini, dopo un viaggio di 20 ore, compreso uno scalo ad Hong Kong, arriva dall'altra parte del mondo, nell'emisfero sud, pronto a scoprire nuove realtà, culture e territori. L'ultrarunner, che questa volta accompagna le telecamere di Icarus 2.0 in un viaggio alla scoperta del South Australia, sceglie il mezzo di trasporto meno invasivo del mondo, le sue gambe. Eccomi a bordo di questo bellissimo Boeing 777 in partenza per Adelaide alla scoperta del cuore rosso dell'Australia. Siamo a 11.000 metri d'altezza, sopra più o meno l'Azerbaigian, direzione Hong Kong, e questo è l'equipaggio della Cathay Pacific. Terra Australis, welcome to Adelaide, capitale del South Australia. È da qui che partiremo di corsa alla scoperta di questi luoghi fantastici. Ok. L'avventura comincia da Adelaide, la capitale. La città si estende su un territorio vastissimo, da est a ovest per circa 150 chilometri, tutti affacciati sull'oceano. Di tutte le capitali australiane, Adelaide è quella con il clima più secco. Le precipitazioni sono leggere e poco frequenti in estate. A volte non piove per mesi. Adelaide è una città molto viva, ridente, solare, la città dei festival, una città multiculturale, 1.200.000 abitanti che vivono in condizioni quasi idilliache. Un traffico sopportabile, molte piste ciclabili, zone verdi, parchi, attrezzature sportive, e questo fa sì che questa città sia veramente interessante da vivere e da godere. E nelle sue strade si mescolano tradizioni e usanze diverse. Lo si può vedere per esempio dal Central Market, un vastissimo e coloratissimo mercato gastronomico. Il Botanic Garden è un oasi verde all'interno della città, altro segno della grande attenzione che gli adelaidiani hanno nei confronti della natura. Non poteva mancare un passaggio all'Adelaide Oval, il grande stadio da 80.000 posti dedicato al football australiano, questo sport unico di questo continente che racchiude in sé elementi del rugby, del basket e anche della pallavolo. Infine, tra le varie strutture sportive presenti, ce n'è una che spicca per la sua particolarità. Adelaide è una città fantastica per gli amanti dello sport, addirittura uno stadio dedicato al rowing, quindi agli sport remieri.
Mount Lofty, con i suoi 710 metri sul livello del mare, è il punto più alto della città. Questo è il paradiso per gli amanti delle due ruote e per gli amanti del trail running. Queste colline danno la possibilità di correre con delle salite anche impegnative, divertendosi in mezzo a foreste di eucalipti, sempre con qualche spettatore particolare, ovvero i koala. Vivendo in un paese molto caldo, gli australiani hanno un'attenzione particolare per l'idratazione. È sempre presente una fontanella o un punto di ristoro, questo è utile per chi corre. Bene, ci siamo scaldati. Abbiamo visto solo una piccolissima parte di quello che sarà il nostro viaggio nel South Australia. Pronti a partire? Sarà un'esperienza speciale. Kangaroo Island, questa isola dell'isola, dove i canguri e i leoni marini convivono in un ambiente naturale eccezionale. Correremo attraverso chilometri di vigneti nella Barossa e nella Clare Valley, i due punti principali di produzione del vino del South Australia. Andrò a scoprire come vivevano i primi pionieri, allevatori di pecore, in questi luoghi remoti e desolati. Mi inoltrerò nell'Outback, il Red Center, il cuore rosso dell'Australia, fino addirittura a correre sopra delle dune di sabbia rossa. Nelle prossime settimane facciamo sul serio.